CBSN News, le principali notizie dal centro della Puglia. La buona domenica da Radio CBSN ed eccoci con l'appuntamento di quest'oggi delle 12 con le notizie locali. Oggi a Milano è partito uno dei più importanti appuntamenti del settore turismo. Parliamo della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, da oggi fino a martedì 6 febbraio. L'occasione per pubblicizzare il territorio con varie iniziative per portare nei nostri posti tanti turisti e visitatori italiani e stranieri. Molti centri della nostra provincia sono presenti, proponendo una serie di appuntamenti in vari campi: le tradizioni, il mare, la collina, la musica, i prodotti antichi del posto, le mostre d'arte, gli incontri e i convegni per dare dimostrazione di quanto si propone, sfruttando anche la grande occasione del G7 che ci sarà a giugno a Borgo Ignazia. I nostri paesi, i nostri borghi cercheranno anche quest'anno di catturare quel popolo di vacanzieri vecchi e nuovi che da anni amano la nostra regione. La Chiesa diocesana in preghiera per la profanazione dell'Eucaristia. Il furto è avvenuto a Locrotondo, nella Chiesa Madre, dove sono stati portati via le particole consacrate. L'arcivescovo della nostra diocesi, della diocesi Brindisi-Ostuni, Monsignor Giovanni Intini, ha chiesto alla comunità cristiana una riflessione e la preghiera durante le celebrazioni della domenica. In una lettera ai parroci, l'arcivescovo comunica che nella giornata del 1 febbraio qualcuno ha rubato dal tabernacolo della chiesa di San Giorgio, appunto a Locrotondo, una teca contenente le particole. Il parroco ha già denunciato il fatto alla locale stazione dei carabinieri. Anche quest'anno si svolge la giornata di raccolta del farmaco. Durerà una settimana, da martedì 6 a lunedì 12 febbraio. Inoltre 5.600 farmacie che partecipano in tutte le città italiane è chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco ai bisognosi. I farmaci raccolti saranno consegnati a 1.900 realtà benefiche che si prendono cura di almeno 427.000 persone in condizioni di povertà sanitaria. Nel comune di San Vito aderiscono all'iniziativa 3 farmacie: la farmacia Epifani di via Vittorio Emanuele, la Mendola di via Garibaldi e la farmacia De Vito di via Principe di Piemonte. È arrivato il carnevale e molti centri a noi vicini hanno programmato sfilate coloratissime, animazione, musica e tanto divertimento. Oggi, ad esempio, si sfila dalle ore 15.30 a San Michele Salentino. Giovedì 8 febbraio, le maschere e la festa a Carovigno con la presenza di Cristiano Malgioglio. Domenica 11 febbraio, tanti gli appuntamenti. Seconda sfilata a San Michele e Carovigno, a Mesagna in piazza e sfilata anche martedì 13 febbraio. A San Vito la parata dei gruppi e la festa in piazza domenica prossima. Il Comitato San Vitese La Voce del Cittadino, il Comitato No Enfiteusi, il Sindacato Brindisino dei Cobas e il Comitato Tavolo Verde hanno organizzato per martedì 6 febbraio alle ore 17 un'assemblea pubblica presso l'Aula Consiliare del Municipio di San Vito per discutere non solo degli ultimi sviluppi della questione Arneo, ma anche di sicurezza stradale e diritti dei disabili. E chiudiamo per quanto riguarda lo sport. Per il calcio, una domenica di riposo per i 3 gironi del campionato di prima categoria. Si tornerà a giocare domenica 11 febbraio e l'Unione Sportiva San Vito riceverà sul Lenzo Mario Citiolo una squadra che è stata finora tra le protagoniste del torneo, il Crispiano. Si giocherà domenica alle ore 15. Infine, per quanto riguarda la pallacanestro, questa domenica termina il girone di andata del girone D del campionato DR3. La nuova San Vito Basket gioca alle 18 nel Tenso Statico Santa Rosa di Lecce contro l'Audax Basket Lecce. Naturalmente i sanvitesi vogliono appunto chiudere il girone con una vittoria. Ed è tutto per questa nostra unica edizione del notiziario locale qui da Radio CBSN. Ricordo che domani è lunedì e quindi, come sempre, dal lunedì al venerdì sono 3 le nostre edizioni del notiziario locale.
Ricordo gli orari alle ore 7, alle ore 12 e alle ore 20. Intanto grazie per l'ascolto da Piero Vasta che ha condotto in studio e da Antonio Semeraro che ha curato la parte tecnica. Tutti ancora una buona domenica. Resta aggiornato sulle news dalla Puglia. Segui a pugliawebtv.it.